Buongiorno a tutti. Non so se siamo ancora tutti quanti. Come state? Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene? Dai. Molto bene. Molto bene, sono contento. Allora, io sono le 10:11, quindi io inizierei. Chiederei magari a Derek di iniziare già a prendere le sue domande. Però prima faccio una piccola introduzione. Allora, sempre per questo progetto, che poi sarà il nostro progetto finale, per questo corso di Elementary Italian One, oggi intervistiamo Giuseppe Frualdo. Buongiorno. Non si risponde a buongiorno. Come si risponde? Buongiorno. 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 Come stai? Quindi Giuseppe Frualdo è un giovane businessman, imprenditore, che dal 2017 ha un'impresa di produzione di abbigliamento. Per quello che io so, poi lui vi dirà meglio, è abbigliamento principalmente femminile. Durante il Covid e anche adesso ha associato la produzione di abbigliamento con la produzione di mascherine. Altre piccole informazioni, una delle aziende più, come dire, è un esempio di azienda italiana. Perché in Italia ci sono molte aziende medio-piccole e anche la sua è un'azienda medio-piccola che e sono il centro diciamo dell'economia italiana, sia al sud che al nord. Giuseppe ha questa azienda al sud, in Puglia, la Puglia è anche la mia regione, in provincia di Bari. Il paese si chiama Corato, che è anche il paese in cui io sono nato. Ci ho detto, l'ultima cosa che volevo dirvi è che quando abbiamo pensato questo progetto, che si chiama Il linguaggio della pandemia, i numeri del Covid in Italia erano molto bassi. Okay? Oggi in Italia ci sono molti più casi. Ci sono, ieri 16 novembre, purtroppo più di 500 morti, e questi sono i dati che tutti quanti possiamo vedere usando Google. E sempre ieri ci sono stati più di 27.000 contagi. Quindi è una situazione drammatica, molto complessa e molto diversa. Rispetto a quando abbiamo pensato a questo progetto. Allora, io adesso inizierei con una domanda di Derek e poi chiederei anche ad Andrea di prepararsi una sua domanda. Quindi prima Derek e poi Andrea. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ok, una domanda. So, in l'Italia esiste di governo per piccolo attività? Ci sono degli aiuti del governo per delle piccole attività. Stai chiedendo questo. Cioè il governo aiutare, help, piccole attività. Cioè questa è la tua domanda, penso. Sì. Posso? Allora, in pratica,
da quello da come si è impostato il governo italiano, ha preferito dare aiuti a seconda dei settori. Quindi all'inizio della pandemia i settori più coinvolti erano i settori tipo i nostri, abbigliamento, il settore metalmeccanico, le industrie, tutti questi settori qui, dove il governo italiano ha dato dei piccoli aiuti, dei piccoli incentivi alle aziende, ma che in realtà non sono stati poi così funzionali. Mi spiego meglio. In pratica ha concesso una piccola somma di denaro a tutte le imprese, scaglionando però a seconda dei settori che il governo riteneva più colpiti da questa pandemia, e ha dato questa cifra qui. Ma il problema principale di questa situazione è che non ha bloccato il resto delle cose. Io faccio il mio esempio. Io ho un'azienda dove devo coprire diverse spese. L'Italia mi ha dato una somma di denaro dove con quella somma di denaro lì io pagavo semplicemente l'affitto dell'azienda in cui sono. Quindi in realtà questo aiuto non è stato così concreto. Adesso invece che ci ritroviamo nella seconda ondata, è cambiata l'idea del governo degli aiuti che sta dando, dove in questa situazione qui i settori più colpiti sono i settori della ristorazione. Quindi sta concedendo aiuti a questi settori che comunque sono abbastanza colpiti, tralasciando altri settori. Il problema principale è che è un meccanismo che si è inceppato, perché andando comunque in questa situazione qui ha dovuto obbligare il settore della ristorazione a delle restrizioni e all'obbligo della chiusura. Di conseguenza, limitando tutte queste cose qui, ha dato anche problemi agli altri settori. Quindi è un discorso generale dell'economia. Quindi ci ritroviamo, io sotto il mio aspetto parlo in riferimento alla mia azienda, al mio settore. Se una persona non può andare al bar a prendersi un caffè, non può andare al ristorante, non va a comprarsi un vestito, perché non gli serve a nulla, perché in pratica non lo compra per stare in casa. Quindi di conseguenza è una situazione che ha compromesso un po' tutti i settori. E il governo italiano sta aiutando solo una fetta, solo una piccola parte di settori, tralasciando gli altri. Quindi se ho capito bene, la risposta breve sarebbe ci sono degli aiuti, ma non sono abbastanza, non sono sufficienti. E sono scaglionati. Abbastanza, lo sto scrivendo nella chat per tutti quanti, significa enough. Non sono abbastanza. Okay. Giuseppe, una cosa che ti chiederei, perché loro, gli studenti, stanno prendendo appunti per le tue domande, quindi per loro è un po' più semplice prendere appunti se le risposte sono un po' più brevi. È più facile anche stare, diciamo, rimanere focalizzati. Ok, perfetto. Grazie. Prego. Ok, Andrea? Ciao, la mia domanda è cosa l'ha spinto a produrre mascherine? Allora, una bella domanda. In primis, per prima cosa, perché siamo una nuova azienda, quindi
dal punto di vista economico non potevo permettermi di chiudere, anche perché ci lavorano diverse persone, quindi avrei avuto un grosso danno economico. In più, la situazione che poi ci ha spinto a convertire la nostra azienda dall'abbigliamento alla produzione di mascherine è stata perché a inizio pandemia mascherine non ce n'erano e le persone erano impaurite, avevano paura, c'era bisogno di mascherine. Le uniche poche mascherine che si potevano vedere in giro erano queste, che sono quelle che tuttora si vendono, ma non bastavano. Quindi grandi imprenditori hanno avuto l'idea di mettere a disposizione il tessuto per produrre l'abbigliamento, convertirlo in tessuto per produrre le mascherine. Quindi ho coinvolto due cose insieme: aiutare in qualche maniera la mia azienda dal punto di vista economico, ma anche dar la possibilità agli altri di poter ricevere la mascherina, perché se non ci fossero state aziende come la mia che hanno impegnato questi due mesi di inizio pandemia a produrre tante mascherine, le persone in giro andavano con il volto scoperto e avevano più probabilità di contrarre il virus. Grazie. Prego. Buongiorno. Lei utilizza social media per promuovere il suo attività? Allora, devo fare una breve premessa. La mia azienda, come ha detto il professor Battista, è un'azienda nata nel 2017. Da una passione non sono coinvolto solo io, siamo all'interno e parte della mia famiglia, tra cui mio fratello che mi aiuta, mia sorella e mia madre. Noi ci siamo inseriti in questo contesto per caso e per il momento ciò che stiamo facendo è crearci una strada davanti, quindi apprendere, fare esperienza, considerato che a partire da me in primis non avevo esperienza in questo settore. Adesso sto capendo, imparando tante cose. Quindi per il momento lavoriamo per altre aziende, ma l'obiettivo che vogliamo raggiungere quanto prima, sperando che anche questa pandemia passi subito, è quello di creare dei capi totalmente nostri, realizzati da noi, delle nostre idee, dei nostri disegni, e poterli proporre. E quindi in quel momento lì anche affidare il compito della promozione, di far conoscere questi capi a una persona che li sappia promuovere bene. Spero di essere stato esaustivo. Ok, il prossimo. Ciao Giuseppe, mi chiamo Andrew. Sono molte le ditte che uso per la pandemica. Andrew, scusa, ma le ditte chiuse? Chiuse. Per la pandemia. Allora, Andrew, sono molte. Sono tante le aziende chiuse. E soprattutto per quanto riguarda il nostro settore, perché da inizio pandemia il settore dell'abbigliamento, quindi dei vestiti, di tutto ciò che riguarda, che può essere l'abbigliamento sportivo, l'abbigliamento elegante, si è bloccato tutto. Tante aziende non ce l'hanno fatta, infatti tante aziende hanno chiuso, non avendo
purtroppo la possibilità e anche magari un po' di soldini, un fondo alle spalle per poter tamponare anche in questo periodo difficile. Quindi sono tante le aziende che hanno chiuso ed è triste dirlo, saranno tante le aziende che chiuderanno ancora, perché questa situazione si trascinerà ancora per un bel po' di tempo e sarà difficile ricostruire tutto di nuovo. Va bene? Adesso chiederei a Hayley se vuole andare, se vuole fare la sua domanda. Sì, ciao Giuseppe. Ciao. È stato obbligato a comprare l'attrezzatura speciale e riqualificare il suo personale per produrre le mascherine? Allora sì, ci sono state diverse cose da dover fare per poter convertire la produzione in mascherine, a partire dalla sanificazione giornaliera del posto, del luogo in cui eravamo. Tutte le dipendenti dovevano lavorare a una certa distanza. All'interno dell'azienda c'è bisogno tuttora di misurare la temperatura, quindi se c'è qualche grado di febbre o no. L'utilizzo di mascherine, l'utilizzo di guanti anche, era difficile lavorare anche con i guanti. C'erano diverse cose da dover compiere per poter andare avanti, anche dal punto di vista burocratico, perché noi abbiamo dovuto chiedere delle speciali autorizzazioni per poter convertire la nostra azienda a questa produzione, e dovevamo rispettare tutte quelle regole. Quindi dovevamo garantire a fine giornata, ogni giorno, il prodotto igienicamente doveva essere sano, non doveva essere contaminato in nessun modo. Quindi sono state tante le cose e anche tanti soldi per poter fare questo investimento qui, perché comunque la sanificazione, l'acquisto di guanti, mascherine, tutte queste cose qui, nella parte iniziale erano a carico del titolare, quindi sono spese che ho affrontato io per poter garantire sicurezza sia all'interno della mia azienda che per poter consegnare un prodotto protetto in qualche maniera. Grazie. Prego. Ciao. Come è diversa la vita durante il Covid per il Nord Italia e per il Sud? Allora, è una domanda che fa sempre una distinzione, insomma, fra Nord e Sud. Praticamente devo essere sincero in questa circostanza. A inizio pandemia le regioni più colpite erano quelle del nord. Infatti il primo focolaio è lì che è avvenuto ed è lì che si è allargato parecchio. Noi del sud l'abbiamo vissuta sempre come una risposta meno pesante rispettivamente a loro. Siamo stati in qualche maniera più protetti. C'è anche da fare una distinzione fra marzo e aprile e il periodo che stiamo vivendo adesso, perché a marzo-aprile c'è stato un lockdown totale, quindi non c'era la possibilità di spostarsi fra nord e sud e fra le diverse regioni, mentre in estate questa cosa non è avvenuta. E come, non so, magari potrà dirvi il professor Battista, noi in Puglia abbiamo tante bellezze da poter visitare, da poter vedere, come il mare,
e tante altre cose storiche. Quindi tante persone del nord, come di altre nazioni, sono scese giù al sud e quindi ci siamo ritrovati adesso che anche il sud, che a marzo e aprile aveva meno contagi, adesso invece è quasi allo stesso livello. Beh, l'ultima volta Claudio Zappalà ha invitato tutti gli studenti a Latina per l'estate, o la prossima o quella dell'anno dopo. A questo punto invitiamo anche noi chi vorrà in Puglia, esatto, dopo il Covid, a vedere le bellezze naturali. Sì. Ok, il prossimo. Buongiorno, come sono cambiato le sue responsabilità a causa della variazione di fabbricazione? Luca? No, ho sentito con l'audio. Non sentivi, ha chiesto come sono cambiate le tue responsabilità. Puoi ripetere un attimo la domanda, Michela? Come sono cambiato le sue responsabilità a causa della variazione di fabbricazione? Ah, ok. A causa per la fabbricazione delle mascherine, giusto? Sì. Okay. Allora, come sono cambiate? La cosa principale che a partire da me in primis era proteggere le persone che erano all'interno e poter dare anche il prodotto protetto all'esterno. Quindi la nostra responsabilità maggiore era quella di istruire i dipendenti a avere meno contatti possibili, a seguire le regole in modo tale da poter garantire il prodotto sano, sanificato. Quindi credo che le responsabilità più che altro riguardavano una questione di educazione, educare il personale a rispettare le regole, a rispettare ciò che era necessario fare in quel momento per far sì che anche la produzione, la fabbricazione di mascherine che noi davamo all'esterno doveva essere sterile, doveva essere pulita. Ciao, Giuseppe. Ha perso denaro durante la quarantena? Mi stai chiedendo se ho perso denaro durante la quarantena? Giusto, sì. Allora, Philip, ti sono sincero, a differenza di tante altre aziende che nel periodo di marzo e aprile sono state chiuse, io ho lavorato tanto. Quindi in quei mesi lì posso dire che oltre ad aver aiutato le persone con la produzione delle mascherine, ho dato la possibilità anche ai nostri dipendenti di poter venire a lavorare, di lavorare, di guadagnare loro, e ci ho guadagnato anch'io. Il problema non è stato ad inizio pandemia, perché ad inizio pandemia c'era molta richiesta di mascherine, quindi abbiamo lavorato fino anche il sabato, perché c'era molto da fare. Il problema invece si è presentato dopo l'estate, quando il mercato delle mascherine era comunque saturo in qualche modo, perché le aziende più grosse avevano fatto scorta, quindi c'era disponibilità di mascherine e si pensava di tornare a produrre abbigliamento, ma in realtà a causa delle nuove restrizioni i negozi non stanno vendendo,
quindi non c'è richiesta d'abbigliamento e quindi io ho perso denaro non nel periodo di quarantena, ma dopo la ripresa, quando si pensava di produrre abbigliamento anziché mascherine. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Come organizza la transizione tra le due linee di produzione? Come compensa il deficit nel corso di questa transizione? Allora, Luca, aiutami un po'. È un po' una domanda a cui hai già risposto, quindi un po' come hai organizzato la transizione. Per esempio, hai portato avanti la produzione di mascherine e di abbigliamento contemporaneamente? Hai fermato una cosa? Le perdite, quindi Rogin parlava di deficit, quindi le perdite che hai avuto le hai assorbite tramite le mascherine. Comunque sei un po' buio. Aspetta un attimo. Buio significa dark, ecco, ora è meglio. Ora è meglio. Eccomi. Allora, in pratica, nel periodo in cui c'è stato il lockdown non era possibile produrre abbigliamento. Le aziende del nostro settore erano obbligate a poter restare aperte solo se convertivano la produzione in mascherine, che potevano essere mascherine, camici per gli infermieri, tutto ciò che riguardava comunque l'aspetto della pandemia. Io non ho avuto la difficoltà di dover sopperire a un deficit grazie o all'abbigliamento o alle mascherine, perché nonostante tutto comunque stiamo andando avanti. Quindi l'aspetto che più ci ha colpito è che ci aspettavamo che a fine estate, anziché continuare a produrre mascherine, quindi fare un guadagno dalle mascherine, ci aspettavamo di fare un guadagno dall'abbigliamento, che è ciò per cui stiamo costruendo qualcosa. Quindi su questa domanda qui non posso dire che in qualche maniera una cosa ha sostituito l'altra oppure una cosa ha aiutato l'altra, perché in realtà abbiamo gestito la nostra azienda in base agli obblighi a cui dovevamo tenere conto. Quindi potevamo stare aperti per fare mascherine, ci siamo organizzati per questo. Abbiamo potuto riaprire facendo abbigliamento, ci abbiamo provato, ma purtroppo la situazione è tornata come prima. Abbiamo ripreso a fare mascherine. Grazie. Prego. Buongiorno, la mia domanda è: lei esporta mascherine in altri paesi o solo in Italia? Allora, qui devo fare una premessa. Praticamente la mia azienda lavora per conto di altre aziende più grosse. Quindi io mi occupo dell'aspetto del montaggio della mascherina o del capo d'abbigliamento, quindi fino a prodotto finito. Quindi poi è l'azienda per cui lavoriamo che ha la possibilità di esportare o di vendere in Italia. È lei che decide dove destinare queste mascherine in base anche alla richiesta che c'è. Di questo aspetto qui io non me ne occupo. Io mi occupo solo del montaggio fino a prodotto finito.
Grazie. Prego. Ciao. Dopo la pandemia, vuole ancora fare maschere? Maschere. È una riflessione che stavo facendo. Allora, vi sono sincero, sono stanco, perché anche questa situazione inizia a pesare anche psicologicamente. Quindi l'idea di continuare ancora a produrre mascherine significa che siamo ancora nel pieno di questa pandemia. Quindi, se potessi scegliere fra fare mascherine e riprendere il mio settore, la mia passione, che è l'abbigliamento, riprenderei a fare abbigliamento per tanti motivi. Uno dei motivi è che significa che la pandemia è passata. Buongiorno, la mia domanda è: durante quale mese nel 2020 la sua ditta ha avuto problemi più e quando ha avuto più successo? Allora, dipende da a cosa ci riferiamo, perché se parliamo dal punto di vista economico, nonostante la pandemia è una cosa negativa, i mesi di lockdown per gli altri, per noi hanno significato tanto lavoro. I mesi più difficili in questo 2020 sono stati settembre e ottobre, perché l'Italia pensava di poter riprendere a produrre abbigliamento, ma in realtà non è stato così, perché la richiesta di abbigliamento è calata, non c'è, perché i negozi non vendono, le persone non escono perché non possono uscire, non spendono perché hanno paura anche del futuro, preferiscono conservare i soldi anziché spendere. Quindi i mesi più difficili di quest'anno sono stati settembre-ottobre, fino adesso. Adesso, grazie a Dio, stiamo lavorando con la produzione di mascherine che ormai non sono più la mascherina chirurgica, quella che serviva inizialmente. Adesso il mercato è cambiato e ci occupiamo di queste mascherine qui. Mascherine un po' più simpatiche, quindi che danno modo anche alle persone di sorridere anche in questa circostanza, di sentirsi belli anche in questa circostanza, perché siamo obbligati ad indossarle. Come si dice? Leopardato, quella mascherina lì? Sì. Leopardato. Questa è una parola importante, me la scrivo in chat. Non so qual è la traduzione. Esatto. Andiamo avanti. Grazie. Prego. Ciao. Quali ostacoli ci sono in Italia per convertire un tipo di impresa in un altro? Ok, è solo uno l'ostacolo. La burocrazia. Perché in Italia, per voler fare qualcosa, c'è da aspettare tantissimo tempo, tante carte da compilare, e anche per poter produrre mascherine occorrevano comunque anche dei soldi da investire per poter avere le certificazioni, in modo tale da garantire il prodotto certificato che doveva rispettare le regole. Quindi alla tua risposta rispondo alla tua domanda rispondo con questa risposta: la burocrazia è la cosa più difficile in Italia.
Grazie. Prego. Yunso, vuoi fare tu la tua domanda adesso? Buongiorno. Quanti dipendenti avevi prima di COVID e quanti ne hai adesso? Allora, all'interno della nostra azienda ci sono 10 dipendenti e anche i mesi di settembre-ottobre, che sono stati i mesi più difficili, sono rimasti 10 dipendenti, nonostante ci siamo sacrificati per poter garantire loro di poter lavorare. Quindi, anche se gli incassi in qualche maniera sono calati in questi 2 mesi, siamo riusciti a garantire comunque la presenza di tutti i dipendenti, nonostante tutto. Grazie. Buongiorno. Prego. Buongiorno. La mia domanda è: perché ha deciso di cambiare la sua attività? Che importanza ha avuto? Allora, questa è una domanda importante, però a cui Giuseppe ha già in qualche maniera risposto, e quindi cerchiamo di rispondere a questa domanda qui. Che importanza ha avuto personalmente, per la società, economicamente ce n'hai già parlato. Pensi che... Sì, quindi che importanza ha avuto, per esempio, per la società? Pensi di aver dato un contributo? Allora, io credo che tutte le aziende che in il primo mese in cui è scoppiata questa pandemia, a partire anche da noi, la prima preoccupazione non era tanto l'aspetto economico, ma quello della salute delle persone, quello della paura che avevano anche le persone che non riuscivano a reperire mascherine, non riuscivano a reperire igienizzanti, non riuscivano a reperire tutto ciò che occorreva per poter proteggersi in qualche modo da questa pandemia. Quindi l'importanza che io dico che abbiamo avuto noi in questo settore, e non parlo solo della mia azienda ma anche degli altri, è quello di aver aiutato gli altri ad aver a disposizione delle mascherine. Tante aziende, compresa anche la nostra, nel primo periodo della pandemia hanno messo a disposizione tessuti e hanno regalato le mascherine alle persone che avevano bisogno. Quindi credo che in qualche maniera, sacrificando diversi aspetti, diverse cose, ogni imprenditore di questo settore ha potuto dare una mano concreta a chi in quel momento aveva bisogno anche di una semplice mascherina. E questo penso sia qualcosa di importante. Cioè, è vero che c'è stato un, come dire, ogni imprenditore ha la capacità di capire quali sono le necessità del mercato, quali sono le necessità proprie, però al tempo stesso, in questa situazione di emergenza complicata, c'è stata anche la capacità di valutare tante cose. La questione è anche, in questo caso specifico, 10 dipendenti possono sembrare pochi, ma sono 10 famiglie. E avere la capacità di non licenziare, licenziare significa fire, che okay? Non licenziare nessuno durante una pandemia aiuta, semplicemente. Ok, noi abbiamo finito il primo giro di domande. Ora, faccio io una domanda a tutti gli studenti, cioè c'è qualcuno che vuole essere un volontario, vuole fare un'altra domanda?
Vedo Hayley che dice di sì. Sì. Ok. Ciao, ancora. Alla fine, pensa che la transizione a produzione delle mascherine sarà una perdita netta o un guadagno netto per la sua azienda? Allora, praticamente è una domanda un po' a trabocchetto, perché per il momento la produzione di mascherine ci sta garantendo di poter rimanere aperti e di guadagnare. Quindi per tanti può sembrare una cosa assurda che il nostro settore, convertendo la propria azienda in produzione di mascherine, ci sta guadagnando. C'è ovviamente l'azienda che ci sta guadagnando tanto, perché in questo momento il mercato gli permette di fare questo. C'è l'azienda che sta producendo mascherine per garantire le mascherine in giro e anche per poter rimanere aperti e quindi guadagnare la giornata, poter pagare le spese ai dipendenti. Quindi divido questa cosa in due parti. C'è l'imprenditore che sta approfittando e ci sta guadagnando tanto. C'è l'imprenditore che capisce la circostanza, capisce che è un momento difficile, capisce che le persone non possono spendere tanto per poter comprare una mascherina e quindi stanno cercando di produrre mascherine a un prezzo giusto. Ovviamente c'è bisogno di guadagnare anche per poter continuare e poter andare avanti. Quindi, per rispondere in modo netto, sì, da questa produzione di mascherine si sta guadagnando. Ok. Abbiamo tempo per un'ultima domanda. Ci sono volontari? Non vedo nessuno che sta alzando una mano, quindi chiamerò io una persona a caso. Michela, ti va di fare un'altra domanda? Solo se ti va. No? Ok. Andrew. Ok. C'è cosa fanno le ditte per cambiare le loro operazioni? Per cambiare le loro operazioni. Allora, inteso sempre per la produzione di mascherine, giusto? Credo di sì. Allora, per produrre questa mascherina qui, in realtà non occorrono né operazioni né macchinari particolari. Occorrono solo le persone, i dipendenti che devono lavorarci e basta. Quindi non c'è stato un cambiamento dal punto di vista cambiare attrezzatura, cambiare metodologia di lavoro, perché anziché produrre una t-shirt abbiamo prodotto una mascherina in tessuto. Quindi i macchinari, tutte le operazioni da svolgere sono sempre le stesse. Basta saper cucire. Ok, basta saper cucire. E questa è una parola per voi da cercare. Cucire, ve lo scrivo anche in chat. Allora, noi ringraziamo tutti quanti Giuseppe. Diciamo grazie. 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 Grazie.
E la settimana prossima avremo la nostra terza e ultima intervista. E niente, io ringrazio gli studenti per le domande, vi ringrazio tutti e ci vediamo domani.